Un saluto a tutti gli amici di Rassegna Metropolitana. Stasera ci troviamo qui in questa splendida location, la Piazza Turati di Augusta, in compagnia di Paola Maugeri. Ciao Paola. In occasione della presentazione del suo libro di ricette qui ad Augusta, un libro di ricette dal titolo Las Vegans, quindi un libro di ricette vegane. Paola, la filosofia vegana è la tua filosofia di vita. In che modo hai deciso di trasferire e di trasformare la tua filosofia di vita in un libro di ricette? E non solo, perché so che ogni ricetta è accompagnata da un brano musicale. Esattamente. Ma sai, io mangio vegano da 16 anni ormai, quindi prima o poi mi aspettavo che qualcuno mi avrebbe chiesto: beh, ma quando lo scrivi un libro di ricette, o perlomeno quando ci racconti le tue ricette, quelle principali? E così è andata. Inevitabilmente dovevo mettere la musica, ma perché la musica è la mia passione principale, è il mio lavoro, e quindi trovo molto bella questa cosa di unire le mie due grandi passioni, che è quello che in qualche modo ha cercato di fare la libreria Mondadori di Augusta stasera, no? Grazie ha voluto mettere la musica, la cucina, i piccoli produttori, tutte le cose che mi rappresentano. Tu, perché prima di tutto sei una giornalista di musica, hai seguito musicisti in tutto il mondo e hai dato un titolo al tuo libro che è un titolo musicale. Le hai definite delle ricette sane, golose e rock. In che senso rock? Perché io fondamentalmente mi occupo di rock, quindi era inevitabile che il rock ci fosse, ma nel libro non c'è soltanto rock, c'è anche jazz, c'è musica pop, c'è tanta classica, ma era il desiderio di accoppiare le due grandi passioni, la musica, ripeto, con il cibo buono vegano che mi piace. E ti rappresentano probabilmente appieno, quasi, anche perché sei una mamma, insomma, non appieno del tutto. Se volessi sintetizzare in poche parole il messaggio che vuoi lanciare con il tuo libro, diresti? Direi che si può mangiare vegano in modo molto molto gustoso, in modo buonissimo, riappropriandosi anche di una tradizione siciliana antica fatta di verdure, di legumi e di frutta, e ascoltando ottima musica, quindi è il libro giusto. Grazie Paola Maugeri per essere stata con noi, e un saluto qui da Rassegna Metropolitana è tutto, grazie Jessica Bellistri, arrivederci.